Ciao ragazzi, sono Ascione Lucard e mi trovo a Foggia nel negozio Arte Color. Allora, oggi iniziamo a presentare una serie di strumenti utili per disegnare, perché voi che volete iniziare questo mestiere, questa bella passione, dovete conoscere bene i materiali. Quindi andiamo a conoscere subito uno dei primi materiali più utilizzati, quelli più necessari per disegnare, ovvero le gomme da cancellare. Le gomme da cancellare sono presenti qui sul nostro territorio già da tantissimi anni. Infatti, con Edward Nerd nel 1770 troviamo la prima gomma da cancellare, che però lui scoprì accidentalmente. Perché? Perché prima si utilizzavano le molliche del pane o anche la cera per togliere un poco quello che era la matita sul foglio. Invece lui aveva tra le mani un materiale particolare, ovvero il caucciù, importato qui in Europa 30 anni prima circa. E allora lui scoprì questo nuovo materiale più adatto per cancellare e allora iniziò a vendere questo caucciù sotto forma di piccoli cubetti che iniziò a vendere per le persone a prezzi non tanto economici. Soltanto più avanti, nel 1839, invece con Charles Goodyear, noi troveremo proprio la vera gomma da cancellare, quella che vi mostrerò dopo. Ovvero quella un po' più dura, quella più malleabile, però non come la gomma pane, quella scoperta da Edward Nern, che però Charles Goodyear la scoprì così accidentalmente perché tramite un processo di vulcanizzazione andò a avere lo zolfo e la gomma all'interno del forno per parecchi minuti, fin quando tolse la gomma dal forno la vide molto più dura. E quindi ecco la nascita della grande gomma che noi conosciamo tutti quanti. Tutto questo per arrivare poi ai giorni d'oggi, dove le gomme da cancellare anche loro hanno una bella struttura, hanno anche loro un loro fascino. Infatti conosciamo gomme da cancellare per la precisione, accoppiate anche con pennelli, oppure addirittura gomme da cancellare elettriche. Adesso vediamole insieme. Le prime gomme di cui abbiamo parlato sono appunto la gomma pane e poi invece la gomma, quella più classica, quella più conosciuta, ovvero quella capace di cancellare tramite il processo di abrasione sul foglio. Però qual è la migliore? Diciamo che non c'è proprio la migliore, ma sono due utilità diverse, perché la gomma pane viene utilizzata più per sfumare qualcosa e anche poi per togliere quella piccola grafite che si trova sul foglio. Però come viene applicata? Perché la gomma pane non si applica come quest'altra gomma che, come abbiamo visto, è uscita fuori tramite un processo di vulcanizzazione, perché la gomma pane si utilizza applicando o vattando sul foglio la gomma pane, perché il pane, quindi questo materiale diciamo attaccoso, va a prendere la grafite sul foglio e se la trascina con sé. E quindi è molto utile proprio per quando noi stiamo facendo uno schizzo oppure per il carboncino, quindi quei materiali che naturalmente la gomma pane riesce a togliere definitivamente sul foglio, utilizzata anche addirittura per quei disegni di alta precisione dove noi addirittura vogliamo anche delle perfezioni specifiche anche sul volto, quindi soprattutto per chi disegna ritratti come me, e quindi la gomma pane è uno strumento che non vi deve mai abbandonare. La gomma invece normale, quella che conosciamo tutti, no? Sin dal primo giorno di scuola tutte le mamme ci regalano, quindi questa gomma, noi la utilizziamo proprio per togliere la matita sul foglio. Però molte volte, e questa è una frase che tutti si chiedono, perché tante volte la gomma non funziona? Perché questa gomma funziona soprattutto per matite più morbide, per la B, anche per la H naturalmente, però per quanto riguarda matite particolari, quindi anche penne oppure carboncini molto molto ruvidi, questa gomma purtroppo non può essere tanto efficace e allora ecco che ci può venire in aiuto un altro tipo di gomma. Un tipo di gomma particolare e molto molto efficace l'ho trovata qui nel negozio Arte Color a Foggia, questa gomma a matita. La sua funzione è proprio quella di cancellare ad alta precisione proprio le varie strutture che noi vogliamo togliere e quindi cancellare. Dall'altra estremità noi troviamo anche un pennello che voi conoscete tutti e ben sapete che serve proprio per sfumare la matita che noi prima abbiamo utilizzato per tracciare i nostri piccoli solchi.
Quindi questa è molto essenziale e io vi consiglio di tenerla sempre insieme, la gomma pane e l'altra gomma più conosciuta, quindi quella più ruvida, perché non vi deve mai abbandonare, ma anzi potete fare la differenza. L'altra invece gomma che ci ha aiutato anche molto la tecnologia è la gomma elettrica, infatti conosciuta in inglese come electric eraser, perché questa gomma presenta una rotellina soprattutto, quindi all'estremità, che con una rotazione tende a togliere del tutto la matita sotto. Questo è molto particolare e molto funzionante, infatti i grandi artisti non ne fanno mai a meno, perché a differenza della manualità dell'artista, questo invece fa tutto la gomma, che io vi consiglio sempre di tenere insieme alle altre matite. Quindi, in definitiva, non fatevi mancare mai la gomma pane, la gomma standard, la matita gomma e poi la gomma elettrica. Quindi nel dettaglio vi farò vedere questi materiali e nel frattempo io vi saluto e vi ricordo di dover seguire la pagina Arte Color Belle Arti in Foggia, che vi lascio qui sotto il link, perché lì potete trovare tutto il materiale di cui io mi rifornisco per i miei disegni, e poi potete trovare anche tanto altro per la vostra creatività. Date spazio alle vostre idee, alle vostre creatività, che il negozio Arte Color Foggia vi può supportare. Potete ordinare addirittura online con un ordine minimo di 25 euro, quindi veramente, ragazzi, venite qui a Foggia se siete della zona, oppure ordinate e non vi preoccupate che Arte Color Foggia non vi abbandona mai. Ciao!